mio marito si È uno dei film più interessanti della stagione cinematografica, il film inglese Il discorso del re di Tom Hooper, che ha conquistato 12 nomination ai prossimi Oscar con la biografia del re Giorgio VI, interpretato da Colin Firth. La storia è quella di Bertie, duca di York, afflitto sin dall'infanzia da una grave forma di balbuzie che lo aliena dal padre Giorgio V, dal favore della corte e dall'affetto del popolo inglese. Bertie, futuro padre dell'attuale regina Elisabetta, costretto a confrontarsi col pubblico ed a parlare ai microfoni della radio, il medium più popolare negli anni 30. Colin Firth, candidato come miglior attore, è sicuramente il punto di forza di questa produzione britannica, rafforzata dalla performance di Geoffrey Rush nel ruolo del logopedista che aiuterà il futuro sovrano ad affrontare il suo handicap e gli impegnativi discorsi contro la propaganda nazista di Hitler. Il discorso del re può fare affidamento su un impianto narrativo solido e su attori di mestiere che rendono sempre affascinante le alterne vicende della monarchia britannica tra snobismo, malinconia e rigore. La paura della sua ombra.